Allora, diciamo, cominciamo con l'integrale piuttosto semplice. 1 fra x quadro più 1 al quadrato. Allora, questo integrale è un integrale in cui la fattorizzazione del denominatore già ce l'avete. Però è un integrale del tipo che, se lo fate sui libri di scuola superiore, vi dà una formula per induzione, per ricondurvi all'integrale di 1 fratto x quadro più 1, tramite una certa formula per induzione. Quella formula, che poi non si ricorderà mai, perché è una formula ad hoc per questo tipo di integrale. Noi non possiamo ricordarci una formula ad hoc per ogni tipo di integrale, perché sono tanti. Invece il MIT ci dice che 1 fratto x quadro più 1 al quadrato è uguale ad ax più b fratto x quadro più 1 più la derivata rispetto a x di x quadro più 1, e qua ci devo mettere c. La cosa è del tutto generale. Ricordate, qua devo abbassare la molteplicità di 1, e qua cioè, già ce l'ho la molteplicità, sono la molteplicità di 2 di queste radici complesse, abbasso di 1 e viene x quadro. Sopra ci metto un boolean di grado 1 in meno, viene cx più d, e qua ci metto un fratto che ha x quadro più l'altro denominatore, perché era la base di questo boolean, e al numeratore ci metto un boolean di grado 1. Ok? Allora, cominciamo a fare le derivate. Qua ax più b lo lascio uguale, più viene x quadro più 1 al quadrato, qua mi viene c per x quadro più 1 più anzi meno 2x per c. Quindi, volendo fare un unico al denominatore, qua mi viene ax più b che moltiplica x quadro più 1, poi qua posso scrivere, qua posso anche lasciare come sta, però se poi io posso sviluppare cx quadro meno 2cx quadro fa meno cx quadro, poi termini con la x c'è solo meno 2xb, e termini con senza x c'è cioè solo c. Ma come mai è diventato meno x? La derivata del rapporto, no? La derivata del numeratore per il denominatore non derivato meno la derivata del denominatore, non è proprio il rapporto. Ok, adesso, senza ulteriormente sviluppare, andiamo a impostare il sistema. Più sviluppate, un pochino può avere senso sviluppare, troppo no, perché più sviluppate più potete fare. Invece adesso il denominatore è uguale al numeratore, qua c'è 1, qua c'è un polinomio, se ci fate caso è di terzo grado, quindi il polinomio di terzo grado ha 4 coefficienti, quello di grado 0, 1, 2 e 3, e ci sono infatti 4 incognite A, B, C e D. Adesso bisogna impostare quattro equazioni. Quali sono queste equazioni? L'equazione che ci dice che il coefficiente del grado 3 fa 0, quello del grado 2 fa 0, quello del grado 1 fa 0 e quello del grado 0 fa 1. Allora, termini di grado 3. Qua di grado 3 ce ne sta solo uno, ax cubo. Vedete, tutti gli altri termini sono di grado. Quindi a, che è il coefficiente del termine di grado 3, deve fare 0. Poi termini di grado 2, termini di grado 2, qua ce ne sta solo uno, bx quadro, poi meno cx quadro di qua, quindi b meno c deve fare 0. Termini di grado 1, ax meno 2 dx, a meno 2 d deve fare 0. Termini di grado 0, b più c
deve fare 1. Quindi da questa equazione trovate che a uguale a b uguale a 0, sostituendo a uguale a 0 trovate anche d uguale a 0, quindi b uguale a c, siccome la somma fa 1, trovate che b, sia b che c fanno 1/2. Quindi andando a sostituire io trovo che questo deve fare 1/2 1 fratto x quadro più 1 più la derivata rispetto a x di x fratto x quadro. Proviamo. 1/2 1 fratto x quadro più 1 più x quadro più 1 al quadrato, qua mi fa x quadro più 1 meno 2 x quadro. Adesso quando faccio un unico comune multiplo, qua viene x quadro più 1 meno x quadro più 1 fa 2, 2 fratto 2 fa 1, preferito. Questo è uguale a 1/2 per x quadro più 1 al quadrato più, qua c'era 1 meno x quadro, adesso sommando x quadro meno x quadro se ne va, 1 più 1 fa 2, 2 fratto 1/2 fa 2. Quindi questo integrale qui indefinito è uguale a che cosa? È uguale a 1/2 arco tangente di x più x fratto x quadro più 1 più costante. Integra, no? L'integrale di questo è uguale a 1/2 dell'integrale di questo che fa l'arco tangente più l'integrale di questo che fa l'integrale di una derivata della funzione stessa. Fine. Non ho dovuto ricordare alcuna formula, ho dovuto semplicemente risolvere un sistema banale, erano quattro equazioni quanticoni ma era banale, si risolveva tutto, due cogni veniva subito uguale a 0. Proviamo a fare un altro. L'integrale di 3x più 2, anzi facciamo 3x cubo più 2. Facciamo x cubo più 2. Non lo so se viene più semplice. Fratto x alla quarta più x quadro. Allora io so che x cubo più 2 fratto x alla quarta x quadro più 1 è uguale per il micro a x più b fratto x quadro più x più 1 più cx più b fratto x meno x. Se vi ricordate la fattorizzazione l'abbiamo fatta prima. Quindi questo è uguale, sotto ci metto x alla quarta più x quadro più 1 e sopra ci metto ax più b per x quadro meno x più 1 più cx più b per x quadro più x. E adesso mi vado a scrivere il mio sistema. Stavolta, vabbè, è un sistema sempre 4x4 ma un po' più complicato. Cominciamo a vedere i termini di grado 3. A più c, ax cubo più cx cubo, e solo questi sono di grado 3. A più c deve fare 1 stavolta, e x cubo qua ce l'abbiamo, fa 1, il coefficiente di x cubo. Poi termini di grado 2, ax quadro, scusate, meno ax quadro più bx quadro, poi più cx quadro più dx quadro, quindi
meno A più B più C più D è uguale. Poi termine di grado X, A meno B più C più D. A meno B più C più D. Deve fare pure questo 0, perché termine di grado 1 non c'è. Termine di grado 0, B più D. Allora, ovviamente qui questi due termini sono opposti, siccome sono entrambi uguali, insomma sommando, viene C più D uguale a 0. Sommando la seconda e la terza equazione viene due volte per C più D uguale a 0, togliete il 2, quindi viene C uguale meno D. Poi, da questa equazione, sostituendo C più D uguale a 0, viene A uguale B. Poi viene, quindi, lo scrivo, A uguale B, C uguale meno D. Poi abbiamo A uguale 1 meno C e B uguale 2 meno D. 2 meno B uguale 2 meno D. Fatemi cancellare l'esercizio di B, non c'entra più. Adesso, quindi viene 1 meno C uguale 2 meno D, quindi viene, sostituendo C uguale meno D, viene 1 più D uguale 2 meno D, quindi viene 2D uguale 1, D uguale 1 mezzo. D uguale 1 mezzo, C uguale meno 1 mezzo, A uguale 3 mezzi uguale B. 3 mezzi, 3 mezzi, meno 1 mezzo, 1 mezzo. Vediamo un po' se funziona. 3 mezzi uguale 3 mezzi, un mezzo uguale a meno un mezzo, un mezzo uguale meno un mezzo uguale a meno un mezzo, poi A uguale 1 più un mezzo che fa 3 mezzi, B uguale 2 meno un mezzo che fa pure 3 mezzi. Quindi questa integrale qui è uguale all'integrale di poi abbiamo 3 mezzi integrale di x più 1 fratto x quadro più x più 1 dx poi meno un mezzo integrale di x meno 1 fratto x quadro meno x. E così C viene meno un mezzo e D viene più 1. Supponiamo di aver fatto bene e continuiamo. Tanto alla fine verifichiamo, facciamo la derivata di quello che troviamo. Quindi il pezzo con la derivata non c'è, in quanto tutte le molteplicità erano semplici, erano 1. Tutte le radici erano semplici, avevano molteplicità 1. Allora, adesso che devo fare? Devo fare 3 mezzi, anzi, diciamo 3 quarti, integrale 2x più 2 fratto x quadro più x, poi meno 1 quarto, 2x meno 2 fratto x quadro. Adesso, per quale motivo ho fatto comparire questo 2? Perché voglio far comparire la derivata del denominatore. Qua il 2 lo scrivo più 1 più 1.
qua la derivata del denominatore è 2x meno 1, quindi meno 2 lo scrivo meno 1 meno 1. Quindi qua abbiamo 3 quarti, indico prima questo pezzo qui, viene logaritmo di x quadro più x più 1. Poi dall'altra parte abbiamo meno 1 quarto, logaritmo di x quadro meno x più 1. Più. Adesso abbiamo 3 quarti integrale di 1 fratto x quadro più x più 1. Poi meno 1 per meno 1 quarto fa più 1 quarto integrale di 1 fratto x quadro più x. Adesso andiamoci a fare separatamente quegli ultimi due integrali. Integrale di 1 fratto x quadro più x più 1 in dx uguale integrale di 1 fratto x più 1 mezzo al quadrato più 3 quarti. Ho semplicemente scritto questa qui come somma di quadrati, questo deve essere per forza il quadrato di x più 1 mezzo, se no il doppio prodotto non si trova. Poi qua il quadrato in mezzo fa 1 quarto, per portarla a 1 ci vuole in dx. Allora questo lo scriviamo in y uguale x più 1 mezzo, scriviamo come 1 fratto y quadro più 3 quarti dx uguale dx. Poi poniamo y uguale radical 3 mezzo t, qua mi viene 1 fratto 3 quarti per quadro più 1 dy è esattamente radical 3 mezzo. Quindi qua mi viene 2 su radical 3 arco tangente di 2 su radical 3 per x più mezzo. Quindi se preferite qua viene, qua potete moltiplicare 2 su radical 3x, vabbè, meglio lasciarlo qui. Per non impicciarvi, ricordatevi che la costante viene dello stesso tipo, se non ci sono costanti da mettere in evidenza dentro, ma la costante viene la stessa fuori dentro. Qua perché viene 2 su radical 3 fuori? Perché radical 3 mezzi, questo lo devo girare, viene 4 radical 3 mezzi per 4 terzi, viene 2 su radical 3, compare gamma sopra e gamma 4 su, compare 1 su. Vabbè, andiamo a fare l'altro, integrale di 1 fratto x quadro meno x più 1 dx è uguale integrale di 1 fratto x meno 1 mezzo al quadrato più 3 quarti dx uguale integrale x uguale x meno 1 mezzo di 1 fratto x quadro più 3 quarti dx, no? Uguale y uguale radical 3 mezzo di, qui viene radical 3 mezzi fratto 3 quarti per 4 1, quindi viene 2 su radical 3 come prima, arco tangente di 2 su radical 3 per x stavolta meno 1. Quindi in fin dei conti, andando a sostituire il mio integrale, viene uguale a 3 quarti logaritmo di x quadro più x più 1, poi meno 1 quarto logaritmo di x quadro meno x più 1, poi abbiamo più
radical 3 mezzi, arco tangente 2 su radical 3 per x più mezzo, poi più 1 su 2 radical 3 per arco tangente di 2 su radical 3 per x più mezzo. E alla fine la costante arbitraria si mette una volta. Adesso, se vogliamo essere sicuri dell'esercizio svolto, pigliamo tutta questa espressione, deriviamo e controlliamo che la derivata faccia la funzione integranda. Non è ovviamente questa procedura porta via tempo, quindi non è che per forza dovete fare, però vi invito a controllare quello che fate, soprattutto nei primi passaggi, perché se sono sbagliati i primi passaggi è sbagliato pressoché tutto il resto dell'esercizio. Mentre invece, quindi non potete invocare di aver fatto un errore di conto, perché dice ho fatto un errore di conto all'inizio e adesso ho sbagliato dopo. Adesso facciamola, diciamo questa qui la chiamiamo f di x. Andiamo a fare f' di x fa 3 quarti per 1 fratto x quadro più x più 1 per 2x più 1. Poi qua c'è meno 1 quarto per moltiplico x quadro meno x più 1, qua c'è 2x più 1 radica 3 mezzo per 1 fratto, da qua devo fare 1 più 1. Qua abbiamo 4 terzi x più mezzo al quadrato per la derivata di questo che fa 2 su radical 3 per la derivata di x più mezzo che fa. Poi qua abbiamo più 1 su 2 radical 3 per 1 fratto 4 terzi x meno mezzo al quadrato e poi ci viene 2 su radical 3 per la derivata di x meno mezzo qua. Adesso cominciamo . Io ho un vantaggio che ho la lavagna, però ho anche uno svantaggio perché se sbaglio ho cancellato quello che ho fatto. Quindi qua innanzitutto questo fa 1, qua invece fa 1 terzo. Adesso qui quanto fa denominatore? Qua fa x quadro più x più 1 quadro. Allora, qua intanto moltiplichiamo per 3 sopra e sotto, qua viene 3 e 3, qua moltiplichiamo per 3 sopra e sotto, quindi qua viene 3, poi questo 3 si semplifica con 3 che sta fuori e fa 1. Quindi qua viene 4x quadro 4x quadro più 4x, poi verrebbe più 4 per 1 quarto che fa 1, più 3 che sta fuori fa 4. Quindi qua viene 4x quadro più 4x più 4. Qua viene
4x quadro meno 4x più 4. Allora adesso abbiamo tre quarti, lo metto in evidenza anche qua, qua si mette in evidenza tre quarti, poi vedete x quadro più x più 1, che al numeratore mi rimane 1, che sommato 2x più 1 fa 2x più 2. Dall'altra parte ho meno 1 quarto sotto x quadro meno x più 1. Qua se metto in evidenza meno 1 quarto ottengo lo stesso numeratore, però al numeratore viene meno 1, che sommato 2x meno 1 fa 2x meno 2. Allora qua intanto semplifico 2, qua viene 3 mezzi, qua mi rimane x più 1, qua viene 1 mezzo, qua mi rimane x meno 1. Adesso faccio la somma finale, qua viene x quadro più x più 1 per x quadro meno x più 1, sopra viene x più 1 per 3 mezzi, anzi qua mettiamoci il 2, lo lasciamo al denominatore, qua ci mettiamo 3 per x più 1 per x quadro meno x più 1, e qua meno x meno 1 per x quadro più x. Adesso facciamo la nostra somma, al denominatore abbiamo 2 per, là dietro x alla quarta più x quadro più 1, no? Abbiamo finito. Adesso 3x cubo meno x cubo fa 2x cubo, poi x quadro, qua ce n'ho, qua ho x quadro meno x quadro e se ne va, qua ho x quadro meno x quadro e pure se ne va, e quindi non ci sta. Poi prendiamo la x, qua c'ho meno x meno x più x se ne va, qua c'ho meno x più x pure se ne va, e poi prendiamo quelli con 1, qua c'ho 3 per 1 3 più 1 che fa 4. Adesso semplificate 2 e viene x più 1, e quindi integra la storia, va bene? Ok. Ci rimarrebbero 2 minuti, sono pochi per farne un altro, però nulla vi vieta intanto per domani, domani continuiamo a farne altri parecchi, però nulla vi vieta di prendere 2 o 3 integrali di questo tipo, farveli, potete controllarveli tranquillamente, è derivato una volta fatta.